Buongiorno, eh, buona domenica e benvenuti alla seconda tappa dell'Adesso Trieste Aida Tour. Eh, siamo qui sempre a Udine questa mattina, sempre per raccontarvi eh, delle buone pratiche della Trieste del futuro. Eh, questa mattina siamo, siamo vicino a Piazzale Osoppo, quindi in una parte molto vicina al centro eh, di Udine. Siamo, come vedete, di fronte a un ex panificio, un ex panificio che ha chiuso eh, circa un anno fa. Siamo qui in compagnia di Massimo Morettuzzo. E buongiorno. del buongiorno e Marco Cattuzzo, Marco Cattuzzo e che buongiorno. vi racconteremo il, il perché, eh, siamo, siamo qui in questo. In questo, da, di fronte a questo panificio chiuso perché eh, di fatto stiamo parlando eh, di un'esperienza molto interessante di, che ha a che fare col grano, col pane, con un'economia equa e, e solidale e eh, con la filiera corta, quindi anche col tema dell'ecologia ma soprattutto con la creazione di comunità. Quindi iniziamo a raccontare un po' da dove nasce questo progetto. Ah, allora, questo progetto nasce dal fatto che questo panificio, che è stato avviato a Udine nel 1963, insomma, quindi quasi 60 anni fa, è stato uno dei primi panifici a utilizzare la farina del distretto di economia solidale del Medio Friuli. Il eh, distretto di economia solidale che era un progetto partito da qualche comune de del Medio Friuli qualche anno fa, che aveva l'obiettivo di far partire delle filiere locali, sostenibili, quindi che lavorano i terreni in questo caso con i metodi di agricoltura biologica biodinamica. Che fossero anche solidali, nel senso che prevedano la partecipazione dei cittadini e delle comunità dentro lo stesso processo produttivo. Quella filiera ha fatto partire una prima filiera del grano e del frumento, che ha portato ad avere la farina del DES, del Distretto di Economia Solidale del Medio Friuli, che era panificata poi in una quindicina di panifici del Friuli Centrale, non solo, e distribuita in una trentina di piccole botteghe. Questo panificio è stato uno dei primi a utilizzare quel tipo di farina e l'ha fatto in un modo molto particolare, perché ha coinvolto eh, la gente del quartiere in un progetto che ha chiamato Pane di quartiere. No? E, mh, sono stati fatti incontri pubblici, sensibilizzazione e quando questo panificio, per raggiunti i limiti d'età dei proprietari, ha chiuso nel dicembre scorso, la gente del quartiere si è attivata, e ha chiesto alla cooperativa di eh, riaprire questo panificio diventandone la proprietaria. E, e oggi ci stiamo diciamo, avviati in un processo che, mh, proprio grazie a questo stimolo arrivato dalla gente che abita in questo quartiere di Udine, si sta realizzando questo piccolo sogno. Siamo a tre quarti del percorso, come vedete le serrande sono ancora chiuse, quindi non siamo arrivati al traguardo, però ci stiamo lavorando. E di fatto eh, il progetto che abbiamo in testa è questo quello di eh, trasformare questa cooperativa agricola in una cooperativa mista, quindi sarà agricola e di produzione e lavoro, con dei panettieri come Marco che diventeranno soci lavoratori e quindi parteciperanno alla gestione di questa cooperativa, ma soprattutto di coinvolgere la gente del quartiere che eh, di fatto sta diventando socia, eh, soci sovventori di questo processo e sono stati disponibili anche a finanziare in parte questa iniziativa. E nello statuto della cooperativa è stato inserito il fatto che i soci sovventoni hanno diritto di diventare membre, di esprimere un membro del CDA, del Consiglio di Amministrazione, quindi entreranno direttamente nella governance dando vita a un vero processo di cooperativa di comunità. Poi è prevista anche un lavoro di rete con delle cooperative sociali che gestiranno la parte di vendita e quindi la possibilità di fare un lavoro di inserimento di persone svantaggiate. E abbiamo avviato nelle scorse settimane anche un progetto di formazione con il carcere del Coroneo di Trieste per cui i panificatori stanno andando a fare dei laboratori di panificazione con le persone ospitate dal carcere con l'idea di produrre qualcosa che viene poi mh, distribuito anche in questo panificio e magari anche l'inserimento di chi poi uscirà dal carcere che avrà quel tipo di formazione con degli stage e dei tirocini in questo panificio. Questo è il, il progetto grossomodo, naturalmente cercheremo di fare, ma poi lo dirà meglio di me, Marco, eh, un tipo di lavorazione del pane tradizionale, non con le tecniche industriali, quindi a partire dalle farine, che sono farine locali naturalmente, lavorate con le tecniche di agricoltura biologica e in diversi casi ci saranno anche farine provenienti da grani di vecchia varietà, come ad esempio il miscuglio di Aleppo che è stato eh, gestito da Salvatore Ceccarelli, uno dei più grandi genetisti italiani, che mette assieme 2.000 tipi di grani di vecchia varietà selezionati ad Aleppo, appunto, in Siria, eh, pochi anni fa, prima che purtroppo la guerra distruggesse un centro di ricerca straordinario. Però l'idea è proprio recuperare anche quel tipo di, eh, di grani, perché la qualità è nettamente superiore rispetto a quelli moderni. Eh, Marco, tu ci raccontavi che hai anche delle idee per coinvolgere il quartiere proprio attivamente nel, nel riscoprire anche il il valore del fare il pane, che durante la pandemia ci siamo messi tutti a panificare ma in modo un po' approssimativo. Esatto, esatto. Allora, assieme ad Amedeo, che sarà eh, il mio compagno di quest in questa avventura dentro a queste, a queste porte quando si apriranno, eh, abbiamo pensato chiaramente a un milione di idee, sai, più passa il tempo e più te ne vengono in mente. E abbiamo pensato sia di programmare dei, dei mini corsi se vogliamo per coinvolgere le persone del quartiere se vogliono venire a partecipare a imparare a fare il pane l'uso del lievito madre noi punteremo moltissimo su, su questo tipo di, di lievitazione e non che ci sia qualcosa di male nel lievito di birra ma faremo, faremo Entrambi, entrambi i metodi e più magari coinvolgere anche i bambini fare dei laboratori e io ho una figlia piccola di tre anni che <ride> quando vede che tiro fuori l'impastatrice non vede l'ora <ride> mi dice già... tipo adesso quando finiremo qui io tornerò a casa e mi sto aspettando per fare i biscotti che sono, okay. <ride> sono già lì che, che aspettano e poi per quanto riguarda la, la produzione, noi vorremmo, vorremmo mettere a vista il, il nostro lavoro, quindi eh, far vedere alla gente: anche uno può passare per strada, incuriosito guardare dentro e vederci lavorare, insomma, vedere come prepariamo il, il pane. Perché io penso. Quando abbiamo fatto la, la presentazione, io ho usato una parola che secondo me è un po' il, il fondamento di, di quello eh, da, da dove sono partito io, ossia la consapevolezza, la consapevolezza, no? la consapevolezza di, di quello che stiamo facendo, di, di come si, si sviluppa questo lavoro, questa passione, questo, come un impasto, no? un qualcosa che, che cresce il sapere cosa. Cosa accade al suo interno ti dà ti tutte le, le risposte. Insomma. Sì, è anche un riappropriarsi un po' delle scelte, no? Quindi, esatto. dalla, dalla, dalla scelta di cosa acquistare in termini di filiera, anche come viene processata e anche essere coinvolti nel processo stesso? Io a Massimo Mortuzzo, questo è un progetto che ha tanti livelli di qualità, no? dal, dal recupero delle farine tradizionali alla filiera corta, a una collaborazione tra un, tra tra un territorio del Friuli, il Friuli che produce farina e un mulino invece della zona di Cormons. Però c'è l'aspetto invece della comunità, eh, di come un panificio in realtà non sia semplicemente un luogo dove si va a acquistare del pane ma dove si fa comunità, dove è un servizio anche sociale di aggregazione e, 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 e l'economia, no? la grande distribuzione in realtà sta, sta spazzando via eh, questo genere di, di servizi che sono preziosissimi per un quartiere, infatti nel programma di Adesso Trieste stiamo mettendo, abbiamo messo tutta una serie di azioni proprio per tutelare e salvaguardare, salvaguardare il piccolo commercio locale perché non è solamente appunto andare a acquistare il pane ma è molto di più e questo quartiere in qualche modo ha reagito a a questo genere di, di dinamiche, e se ci racconti un po' com'è andata e eh, che è successo rispetto a questo tema. Sì, io sono convinto che posti come questo eh, non sono solamente delle attività economiche no? o commerciali, ma sono dei presidi di welfare, cioè sono i luoghi dove le persone del quartiere si incontrano, costruiscono relazioni. Dove, in particolare, alcune categorie sociali, penso agli anziani, no? possono trovare dei punti fermi per riuscire davvero a eh, mantenere una qualità della vita dignitosa no? e non chiudersi una solitudine che rischia, come abbiamo visto nel lockdown, di avere delle conseguenze drammatiche. E quindi riaprire luoghi così significa fare un'azione politica, nel senso più ampio del termine. No? E, e la cosa interessante, io credo, è che sono le comunità che riaprono spazi come questi perché l'economia di mercato spazi come questi li chiude e apre i magazzini di Amazon. E allora è interessante che oggi si parla molto no, delle aree a fallimento di mercato, della necessità di trovare delle forme anche di riapertura di spazi economici in quelle aree, però in realtà le aree a fallimento di mercato sono a 100 metri dal centro di Udine no? o di Trieste. E allora trovare delle dinamiche per cui le comunità, i quartieri, i cittadini si organizzano e avviano dei processi che sono a cavallo fra l'economia e il welfare, l'economia, l'attività sociale, io credo che sarà la chiave di volta dei prossimi decenni. E riuscire a, a far partire, appunto, processi come questi, dove ci sono delle dinamiche economiche necessariamente, perché è un'impresa a tutti gli effetti che ha, deve avere un suo bilancio, produrre magari un euro, ma deve chiudere in attivo, ma che deve tenere presente che. Qui l'impresa sta in piedi nella misura in cui riesce a coinvolgere la partecipazione dei cittadini. Io credo che questo sia davvero un esperimento sociale ed economico molto interessante e credo che anche l'attività amministrativa, come quella che voi vi candidate a fare, in un modo molto interessante secondo me, dovrebbe tenere presente questo, cioè il fatto di riuscire dal punto di vista delle istituzioni a trovare quegli strumenti che permettono di riaprire questi spazi, nella consapevolezza che, ripeto, o lo facciamo noi, o lo fanno i cittadini e le istituzioni o non lo farà nessun altro, perché il mercato si orienta in altre direzioni. In effetti nel programma di Adesso Trieste no, noi l'abbiamo suddiviso in cinque macro aree. Però la cosa che è stata molto interessante nello sviluppare il programma è, è stato poi trovare i collegamenti tra le varie aree. Quindi, eh, come abbiamo appena detto, un'economia equa non può prescindere dal coinvolgimento della popolazione, da un'attenzione all'ambiente, oltre che ovviamente all'economia in sé, quindi la creazione dei posti di lavoro, ma soprattutto, anche soprattutto il coinvolgimento e l'aspetto sociale. Quindi ecco, tutte come abbiamo provato a Fare in, uh, nel programma di Adesso Trieste, diciamo, sono tutti macro temi che devono per forza intersecarsi per creare progetti di qualità e per eh, mettere al centro, come abbiamo sempre cercato eh, di fare noi nella scrittura del nostro programma, il benessere delle persone, che è il fine ultimo eh, di tutto quanto: il benessere dei cittadini e delle cittadine e la, anche il mantenimento dell'identità dei territori e la loro valorizzazione. Quindi, noi speriamo di, la prossima volta che verremo vediamo qua di mangiare una brioche. No, vediamo l'innovazione. Cioè, no, per fortuna, abbiamo avuto in anteprima questo. Sì. Sì, non ditelo a tutti perché insomma, dobbiamo ancora filmare il rogite, okay, però... Per scramanzia, ci, ci ripromettiamo di tornare all'innovazione e provare il sì, sì. pane prodotto da Marco. E, sì, grazie. Ok, noi adesso prendiamo le bici. Continuiamo a pedalare, oggi la destinazione sarà eh, Pordenone, eh, in realtà eh, questa è l'unica diretta che facciamo questa mattina, ma ci ritroviamo eh, martedì. martedì mattina, martedì. attorno alle 8.30, saremo a Mestre e vi mostreremo, saliremo insieme a voi eh, in un tram, in un moderno tram che è una infrastruttura di trasporto pubblico di massa, quali, di qualità, a basso impatto ambientale che eh, prevediamo eh, in Inserito nel nostro programma di adesso Trieste. Per eh, quanto riguarda il trasporto pubblico, buona domenica a tutti e fate il pane. <ride> ciao a tutti, ciao. Ah.